E la parola adesso a dottor Gian Pietro Breda. Buonasera anche da parte mia, mi fa piacere trovarmi qui con voi questa sera a parlare di lavoro. Noi sì, lavoro, è un tema che mi appassiona ed è, diciamo, il tema al quale ho dedicato gran parte della mia vita professionale. Quando parliamo di lavoro meglio da pensare subito a due componenti, cioè chi lo fa il lavoro e come si fa il lavoro. Il lavoro lo fa chi lavora individualmente, qui potremmo parlare di autoimprenditorialità e mi piace usare questo termine che comprende tutti quelli che si danno da fare, tutte quelle miriadi e miriadi e miriadi di attività che tutti noi facciamo, ma più comunemente quando parliamo di lavoro noi pensiamo all'impresa, cioè nel senso che è l'impresa in tutte le dimensioni, in tutte le sue espressioni, che è quella che poi forma e, diciamo, regge i grandi numeri del lavoro. Tant'è che noi vediamo che in questa fase di grande crisi economica, credo che così come per anni e per decenni sono andati avanti a parlare della crisi del 29, molti di noi non c'erano, diciamo, anzi credo che pochissimi ci fossero, probabilmente nei prossimi decenni si parlerà della crisi del quella che collochiamo intorno al fine 2008, con la punta più pesante nel 2009 e con i riflessi che continua ad avere nel 2010, nel 2011 e poi non si sa. Direi non mi allargo a parlare della crisi, cioè nel senso che dovremmo dedicare un'altra serata e forse non basterebbe, se non per ricordare un po' che caratteristiche ha avuto, per esempio, il fatto che si è partiti da una crisi finanziaria, banca americana che è fallita, gli economisti dell'epoca ci dicevano, beh, insomma in 6 mesi si risolve tutto, no? E poi è scatenata invece la crisi dei consumi ed è stata una crisi mondiale, dico mondiale, anzi sarebbe più quello che chiamarla totale nel senso totalizzante del termine, perché è stata sia crisi di consumi in tutto il mondo, sia crisi che ha coinvolto tutti i settori. Cioè, se noi ci pensiamo, eccetto l'alimentare, eccetto un po' il turismo, per il resto tutti i settori, dalla meccanica al legno, la chimica, la plastica, sono stati coinvolti da questa crisi. Ecco, dico queste cose che le abbiamo sentite ripetute tante volte, solo per ricordare che ci è venuto a mancare in questa crisi un effetto di, come dire, di bilanciamento che abbiamo avuto in tante altre. Cioè, se noi andiamo indietro, non è questa l'unica che abbiamo visto. Nel 2008-2009 c'è stato intorno al 2001-2002 le Torri Gemelli, molti hanno trovato motivo di dare la colpa a quell'attentato, ma la crisi era già in atto da qualche mese. Se torniamo indietro nel 91, chissà perché le crisi vengono sempre comuni, col numero uno, no? Quest'anno quest'ultima ha anticipato un po' i tempi. Si parlava allora della crisi del Golfo, in realtà la crisi era nata da prima, però in tutti quei casi noi avevamo un settore che andava in crisi, una parte che andava in crisi, ma ne avevamo altri che crescevano, quindi fungevano, come dire, da elemento di compensazione, di recupero. Così come la nostra giovane economia, cresciuta, diciamo, dai campi negli anni 60, abbiamo visto che quando magari un mercato era saturo, le nostre imprese giovani, artigiane, cresciute, riuscirono a trovare altri mercati. Ecco, tutti questi schemi sono saltati e non ci sono più. Quindi come usciremo da questa crisi? Molti incominciano a prevederlo e a preconizzarlo. Sicuramente stiamo vedendo che ci sono alcuni componenti, una ridistribuzione, potremmo dire, mondiale dei consumatori, ma soprattutto ci aspettiamo che molti paesi crescano come consumatori, ma sono ancora molto lontani da questi standard, quando vediamo soprattutto in questi giorni alcune contraddizioni, mancano ancora la capacità primaria, che è quella del vivere, quindi vivere vuol dire mangiare, casa, una casa e così via, ma soprattutto la distribuzione mondiale delle capacità produttive. Cioè, noi vediamo tranquillamente i nostri imprenditori, piccoli o grandi che siano, che devono contendersi le commesse, cioè diciamo gli ordini di lavoro con i cecoslovacchi piuttosto che con i polacchi, piuttosto che con
fare delle materie prime, dell'energia, quindi questi sono tutti, diciamo, elementi e sfide che noi dovremmo affrontare. Però ecco, un dato c'è, e qui mi fermo perché mi piace parlare sul lavoro, dove appunto mi sento molto più a mio agio, che la capacità di produrre del nostro paese cala, diminuisce, cioè, nel senso che dovendo competere con altri noi non possiamo più pensare di lavorare sui volumi che avevamo prima, sui grandi volumi che avevamo fino a poco, diciamo a qualche anno fa. Allora a questo punto, in questa selezione, noi dobbiamo ritagliarci il nostro spazio per non essere tagliati fuori. Tagliarci il nostro spazio vuol dire che le nostre aziende, diciamo quelle che sopravvivono alla crisi, vediamo che contengono, diciamo, sempre di più, o mantengono, sviluppano sempre di più quelli che vengono chiamati i contenuti di intelligenza. Io lo dico in termini molto più semplici: noi vediamo, è stato detto poco fa sia da Giuliano Rosolen che da Paolino Barbiero, come le imprese che sopravvivono mantengano le lavorazioni, continuano a mantenere le lavorazioni che sono più pregiate, che hanno maggior contenuto di intelligenza, maggior contenuto tecnologico, maggior contenuto di professionalità, cioè sono tutti elementi che si legano tra di loro. Ma anche io ho cominciato all'inizio dicendo, e ho divagato parlando della crisi, ma mi è servito anche per dire come sta cambiando l'impresa, dicendo: quando penso al lavoro penso a chi lavora in proprio, fa l'autoimprenditore, e chi invece fa impresa. Per dire che se noi vogliamo sviluppare il lavoro dobbiamo sviluppare l'impresa. Quindi sviluppare l'impresa significa mettere l'impresa in condizione di produrre. Qui potremmo aprire, come dire, libri, serate di discussioni, cosa serve per far funzionare l'impresa. E abbiamo detto poco fa, e volutamente l'ho ricordato, se l'impresa deve diventare sempre più intelligente ha bisogno di diverse componenti per essere sostenuta. Dico che deve essere sostenuta non in forma di assistenzialismo, quello credo che interessi poco e non sia un elemento che favorisce l'economia, ma in termini di favorire lo sviluppo. Quindi un'impresa che ha bisogno di essere sostenuta nella ricerca e nell'innovazione, uso questi termini riempendomi la bocca anch'io, come lo stanno facendo tutti quelli che parlano di impresa e innovazione. Però ecco, se noi vogliamo rimanere al passo e mantenerci il nostro spazio nel mondo, dobbiamo pensare a questo, non solamente alla piccola manifattura che può avere un ambito locale e difficilmente riesce ad andare all'estero. Ho detto andare all'estero, quindi un sostegno all'impresa nella internazionalizzazione. Ma per andare all'estero, oltretutto, servono anche mezzi, servono anche dimensioni, quindi sostenere l'impresa nel momento in cui vuole crescere. Noi invece continuiamo, nonostante tutto, a subire gli effetti di, diciamo, del che viene chiamato il nanismo, a me non piace usare questo termine qua, però la difficoltà dell'impresa è ingrandirsi, perché più si ingrandisce e più, diciamo, è soggetta a, come dire, condizionamenti di tutti i tipi. Non parlo del sostegno finanziario, quindi parleremo del mondo bancario, ma credo che diciamo tutti quanti saremo d'accordo nel sostenere questo, visto la comune, costante, come dire, critica che si sente fare da tutte le parti al sistema bancario, dico sia nel mondo delle imprese che nel mondo della pubblica, quindi qui credo che siamo tutti d'accordo. Però ecco, c'è un dato ultimamente che riguarda l'impresa, che è quello che viene registrato, non tanto e non solo le difficoltà dovute a tutti questi elementi, ma soprattutto il costo, lasciatelo dire in una parola unica, anche se molto scontata, il costo della burocrazia. Dico il costo determinato dalla inefficienza del sistema paese, che va dalle difficoltà, fatto accenno poco fa anche Giuliano, di mancanza di, diciamo, difficoltà di infrastrutture che abbiamo, dalle strade alle reti, ai servizi, ma soprattutto i costi della burocrazia. Ecco, qualcuno dice, che qualcuno mi ricorda, non è campo mio, ma insomma credo che sia facile per tutti capire, noi il settore che abbiamo maggiormente in crisi in questo momento è quello delle costruzioni e tutto ciò che è legato alle costruzioni, quindi costruzioni inteso proprio come edifici, case e opere civili, e insieme a questo chi fa mobili, chi fa pavimenti, chi fa serramenti, chi fa piastrelle, eccetera, è il settore che soffre di più. Ah,
sua volta questo settore per poter riprendere, qualcuno comincia già a chiedersi, ma se ci vogliono 2-3 anni per approvare un progetto, se dovesse riprendere un parco, noi qualcuno avesse voglia di cominciare a costruire, ma deve aspettare ancora 2-3 anni per avere le approvazioni di progetti, vuol dire che noi ritarderemmo ancora di più la ripartenza. L'ho portato solo come esempio, se volete un po' forzato, un po' paradossale, proprio per ricordare come il peso della, come dire, della burocrazia pesi molto sulle nostre imprese. Sto parlando di impresa come motore dell'economia, ma anche come motore che assorbe lavoro, cioè che offre e crea lavoro. Allora, quando parliamo di lavoro, c'è subito da chiederci, da porci una domanda che io insieme a tanti ci poniamo. Abbiamo parlato della crisi, abbiamo parlato di queste trasformazioni, abbiamo detto di come si modificherà l'impresa, stiamo parlando anche di alcuni dati di recupero. Io credo che sia esagerato parlare di ripresa, ma di risalita si può partire, cioè nel 2010 abbiamo migliorato un po' rispetto al 2009. In questo periodo abbiamo ancora tante aziende in difficoltà, per cui noi ancora altri posti di lavoro dovremo perderli, quindi dovremo fare altri licenziamenti, altre casse integrazioni, nel senso che qualcuno migliora, ma la coda, come dire, della crisi, ancora diciamo tanti malati, usiamo un po' l'esempio un po' così, diciamo dell'autocolonna o della comitiva che si muove, però alcuni dati sono in ripresa, soprattutto aziende che esportano stanno recuperando, però l'occupazione non recupera. Noi lo vediamo dai dati, è vero che ci siamo abituati bene, nel senso che in poco più di 5-6 anni avevamo, usiamo il passato ormai anche noi, guadagnato circa 50-52 mila posti di lavoro in provincia di Treviso tra 2003, 2004 e 2008, siamo cresciuti da 350 mila arrivati a 400-402 mila occupati, quindi ci eravamo abituati bene, diciamo le cose, l'economia stava crescendo, l'occupazione stava crescendo. In questi 2 anni invece abbiamo visto come l'occupazione si è diminuita e probabilmente ha difficoltà a crescere. Allora, da un lato c'è sicuramente il fattore costi. Quando parlo di costi mi riferisco al fatto che insieme alla difficoltà di avere lavoro, di avere nuovi ordini, ce n'è un'altra, che è quella dovuta al fatto che i prezzi industriali non si riesce ad aumentarli, mentre aumenta tutti i costi che stanno sotto, dalle materie prime ai servizi, cioè andiamo in tutti i settori, dal metallo alla chimica, all'alimentare, soprattutto le aziende alimentari lamentano i costi altissimi che stanno avendo frumento, zucchero, burro, eccetera, eccetera. Chi conosce queste cose sa che sto dicendo delle cose elementari, però i prezzi di vendita non aumentano, quindi in questa, non è più una forbice stavolta che si allarga, ma in questa tenaglia che si stringe, l'attenzione ai costi è fortissima. Sicuramente c'è il fattore un po' rigidità. Rigidità nel senso che se da un lato è vero che noi stiamo utilizzando tanto gli ammortizzatori sociali, se da un lato è vero che credo mai come in questo periodo ci sia stata una, uso anch'io questo termine, coesione sociale, cioè le tante crisi che abbiamo gestito, in alcuni casi con forti accentuazioni di conflittualità, ma nella maggior parte dei casi con molto pragmatismo, questo direi è dovuto al fatto che abbiamo potuto utilizzare le casse integrazioni, le mobilità, per capirci che sono un sostegno al reddito, e questo ci è servito per allungare il più possibile nel tempo l'uscita delle persone. Quindi se questo è un dato positivo, visto dall'altro, diciamo, dall'altro versante, c'è anche da dire che qualcuno pensa, ma se io non so più cosa far fare a delle persone, o se queste persone non sono adeguate al mio lavoro, e devo, come dire, penare, lasciatemi usare questo termine da uomo della strada, per poter risolvere il rapporto, licenziare queste persone, e prima di assumerci penso non una, ma 3 volte. Cioè io metto insieme, diciamo, l'elemento costo con l'elemento rigidità, per arrivare poi a, direi, una considerazione così finale guardando il futuro. Cioè, noi possiamo sviluppare dei ragionamenti che credo che tutti condividiamo, quindi non spendo più di 20 secondi nel dire
che se l'impresa cambia, se l'impresa si, diciamo, diventa più intelligente, ha bisogno di professionalità più adeguate. Quando sento che c'è molta disoccupazione giovanile, ed è vero, credo che si debba andare anche oltre a questo e capire qual è la disoccupazione giovanile che si è creata, perché si è creata, che titoli di studio ha fatto, che percorsi scolastici ha fatto quei ragazzi che poi non trovano lavoro. Perché va, pur con queste difficoltà di cui vi parlo e sto girando un po' intorno ad alcuni concetti, guardate che noi incominciamo già a registrare difficoltà di incontro tra domanda e offerta. Cioè, non vorrei essere capito male, dire ma questo prima dice una cosa e poi dice il contrario, mi rendo conto e conto che corro questo rischio. Cioè, un minuto fa ho detto, sta recuperando un po' l'economia ma non cresce l'occupazione. Adesso dico, ma ci sono aziende che hanno difficoltà a trovare personale, allora uno dice, ma quello sta dicendo tutto e il contrario di tutto. In realtà sono, come dire, due elementi della stessa situazione. Cioè, il fatto che magari proprio quei posti nuovi, quei lavori nuovi nel senso non nuovi come qualità che si aggiungono, a volte hanno difficoltà a essere coperti. E qui se noi basta che ci pensiamo anche un attimo, c'è bisogno di più qualificazione all'interno dell'azienda, c'è bisogno di più capacità di conoscere le lingue, fa il pari con quanto dicevamo un minuto fa, dobbiamo andare di più all'estero. C'è bisogno di alcune attività dove uno deve mescolare insieme capacità tecniche, gestionali e capacità anche progettuali. E tutti questi non si creano dalla sera alla mattina. E tutti questi credo che sia anche difficile che li formi la scuola. Allora dov'è che si forma uno? Perché il detto, poi un giovane laureato con 4 anni di studio, si diceva 25 anni, milita sotto e 4 anni di esperienza e laureato. Sì, insomma, uno avrebbe dovuto fare il militare a 11 anni e incominciare a lavorare a 12, ma di là di queste battute che si dicono così, a tarda sera, quando noi mettiamo e combiniamo questi fattori e parliamo di costi, e quindi chi sostiene i costi di un giovane che entra e non sa lavorare? E questo è un po' il punto, secondo me. Mettiamo insieme rigidità. E chi si prende un giovane che costa, gli deve inserire il lavoro e poi magari se va bene non riesce a mandarlo via? Ecco, se noi proviamo a porci queste domande, secondo me dobbiamo dare anche qualche risposta. Io non voglio venire a predicare la flessibilità a 360 gradi, anche questa è una parola abbastanza abusata, anzi molto abusata, però dobbiamo porci questo problema. E questa è una caratteristica della nostra situazione, del nostro paese. Se le imprese internazionali non vengono più a investire in Italia, beh, questo è il dato pesante che esistiamo, cioè qualche domanda dobbiamo darla. Però quel che voglio dire io è, se noi vediamo che sta riprendendo, sta recuperando, stiamo risalendo questo baratro, questa situazione nella quale eravamo caduti, ma l'occupazione non aumenta, dobbiamo pensare di trovare il modo per stimolarla l'occupazione, per stimolare l'assunzione. Quindi quando parlavo di sostegno dell'impresa prima, sosteniamo anche il lavoro, e secondo me dobbiamo trovare le forme per fare in modo che, senza ricorrere al precariato, alla precarietà continua, ci sia la possibilità di avere dei costi più bassi per le persone che entrano, ma soprattutto dei costi che vengono rimborsati nel momento in cui si fa l'addestramento e la formazione di queste persone. Proprio per combinare, per rispondere a quei fattori di prima, adeguatezza, efficienza dell'azienda, ma soprattutto adeguatezza delle persone rispetto al lavoro che rimane in azienda, chi esce normalmente non sono i migliori, cioè chi esce non sono i progettisti, i tecnici e così via, sono le persone che hanno meno professionalità, quindi persone a 35, 40, 45, 50 anni che non hanno quel mestiere, mi pare che dicesse Paolino Barbiero poco fa, quel mestiere da poter spendere, come si dice. Cioè, io sono un saldatore, quindi se non saldo alla, fatemelo dire, alla Ferber, visto che siamo in casa a Castelfranco, vado a saldare dalla ditta Tal d'Italia perché so saldare. Ecco, sono per le persone che non hanno un mestiere da vendere. Ecco, queste persone le dobbiamo pensare sicuramente ai giovani, ma pensare anche a queste persone. Quindi
dare la possibilità che imparino un altro lavoro, o se non riescono a imparare un altro lavoro, pensare anche a quali possono essere le soluzioni, le strutture più, come dire, più adeguate che si avvicinano ad accogliere persone che hanno difficoltà, diciamo, di lavorare, esprimere una professionalità. Ecco, parlare di lavoro, potremmo andare avanti mezz'ora, un'ora, due ore, credo che si devono combinare tutti questi elementi. Il lavoro, come si dice, è la fonte della vita. Quando dico la fonte della vita, perché non è solo il sostegno al reddito, che è il primo elemento che ci serve per poter vivere tutti quanti, non è solo quel motore che serve messo tutto insieme per andare avanti l'economia, ma anche una componente di socialità e di socializzazione, cioè lavorando si sta insieme, lavorando si scambia, lavorando si condivide.